Salve amici di YouTube, se anche a voi è capitato che durante l'apertura di Blender vi segnala l'errore OpenGL 3.3, vi richiede di installare un OpenGL 3.3 o superiore, avete scelto il video giusto. Per non perdervi nemmeno un dettaglio del video, vi consiglio di guardarlo fino alla fine, perché potrebbero sfuggirvi delle informazioni che potrebbero tornare davvero utili. Comunque sappiate che nelle prossime settimane usciranno sempre nuovi video con tanti consigli e tante idee, quindi se volete essere aggiornati sui miei prossimi video vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche che trovate qui sotto al video. Sigla. Questo problema è facilmente riscontrabile se abbiamo a che fare con computer datati, perché al loro interno manca una scheda grafica contenente la determinata OpenGL specifica per alcuni software. Nel caso di Blender, parliamo della OpenGL 3.3. Oltre ciò, all'interno stesso di ogni software ci dovrebbe essere una OpenGL appositamente studiata per esso, ma non è sempre così, anche per problemi di compatibilità. Vi chiederete chiaramente cos'è una OpenGL. Non è altro che una specifica nella quale sono contenute tutte le funzioni possibili che troviamo in software di grafica 3D e in videogiochi ad alto contenuto grafico. Circa 250, e le istruzioni ad esse collegate per istruire in modo corretto il PC. Tutti i passaggi che vi proporremo in questo video richiedono pochi minuti del vostro tempo e, considerando che il metodo potrebbe non funzionare con tutti i PC perché ogni scheda grafica ne può richiedere diverse rispetto ad un'altra, tutto sommato non è uno spreco di tempo e soprattutto nemmeno di risorse, in quanto il funzionamento del PC il più delle volte non riscontra malfunzionamenti. A meno che il PC non avesse già grandi problemi prima, il computer manterrà per questo la sua integrità. Ho pensato di adottare questo metodo perché, in seguito all'ultima formattazione contenente Blender in memoria, adesso mi sono ritrovato con lo stesso software ma senza la possibilità di utilizzarlo e ricercando informazioni sul web finalmente ho trovato la soluzione che cercavo. Ho trovato questa soluzione così interessante da volerla condividere con tutti, soprattutto pensando a tutte quelle persone che, come me, hanno voglia di approcciarsi a questa realtà. Adesso vedremo nel dettaglio il problema. Quindi avvio Blender e questo è l'errore che mi presenta il software. In pratica mi dice che è richiesto supporto OpenGL 3.3 o superiori. L'installazione del driver più recente per la scheda grafica potrebbe risolvere il problema. Il programma verrà ora chiuso. Clicchiamo su OK e adesso aprite il browser che più preferite utilizzare. Io in questo caso utilizzo Chrome. Attendiamo un attimo l'apertura del browser e poi scriviamo OpenGL Blender RexOS. Cliccando sul primo risultato possiamo entrare nella pagina di download della OpenGL dedicata a Blender. Ci clicco sopra e vado ad utilizzare il pulsante download per scaricarmi i file che consentiranno di avviare finalmente Blender. Ci aprirà una pagina di Drive nella quale è possibile scaricare una versione zip della cartella che contiene la OpenGL richiesta dal software. A questo punto basterà cliccare sul pulsante scarica e si caricherà la pagina di download. Ok, io già l'ho scaricato, voi lo salvate nella cartella che più preferite e adesso a questo punto bisognerà inserire il file nell'apposita cartella e quindi adesso vedremo insieme come fare. Ma prima un piccolo break. Bentornati, adesso basterà andare sulla cartella dove abbiamo salvato il file appena scaricato e ci andiamo a copiare il file che ci servirà per attivare Blender. Copio e lo vado ad incollare facendo clic sul pulsante destro del mouse. Apri percorso file e ci andiamo ad incollare qui dentro il nostro file. Ok,
Adesso proviamo ad avviare il software. Attendiamo qualche minuto l'apertura. Sembra che il programma non risponde e quindi sinceramente io preferisco chiuderlo e riavviare il sistema e poi riprovare. Quindi adesso vado su start, arresto, riavvio il sistema. Chiaramente adesso non posso riavviare il sistema altrimenti si blocca il video. Comunque basterà riavviare il sistema, riaccedere con la password e provare a riaprire Blender e vedremo che sicuramente funzionerà. Adesso al computer riavviato posso riprovare di nuovo ad aprire Blender e vediamo se l'operazione va a buon fine. Ok, Blender si è aperto. Adesso finalmente possiamo dar vita ai nostri progetti. Ed eccoci finalmente arrivati alla fine del video. Vi ricordo come sempre che ogni settimana pubblicherò un nuovo video e quindi se volete essere aggiornati ai miei prossimi video vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche che trovate al fianco al pulsante iscriviti. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere mettendo un like. E se volete potete condividerlo. Se volete esprimere un vostro pensiero potete farlo scrivendo un commento sotto al video e vi risponderò il prima possibile. Grazie della vostra attenzione. Alla prossima, amici di YouTube.